Random Audiolibri presenta Insomnia. Random Audiolibri presenta Insomnia di Stephen King. Voce narrante Alessandro Concas. Prologo. Ascoltando l'orologio della morte. Nessuno, e il dottor Lickfield meno ancora, dichiarò fuori dei denti a Ralph Roberts che sua moglie stava per morire. Ma venne il momento in cui Ralph lo capì senza bisogno che qualcuno glielo dicesse. Nella sua testa i mesi tra marzo e giugno erano un confuso pandemonio, un periodo di colloqui con medici, corse serali all'ospedale con Caroline, pellegrinaggi ad altri ospedali in altri stati per analisi speciali. Ralph impiegava la gran parte del tempo dedicato ai trasferimenti a ringraziare Dio per l'assicurazione medica di Caroline. Indagini personali alla biblioteca pubblica di Derry. Dapprima la ricerca di risposte che gli specialisti potessero aver trascurato. In seguito a cercare solo fili di speranza a cui aggrapparsi. Quei 4 mesi li aveva vissuti come trascinato, ubriaco, per un Luna Park perverso dove le persone sulle montagne russe urlavano veramente di paura. Le persone perse nella casa degli specchi si erano smarrite veramente e gli inquilini dei baracconi dei fenomeni viventi ti guardavano con un sorriso falso sulle labbra e il terrore negli occhi. Ralph aveva cominciato ad accorgersene verso la metà di maggio e con l'inizio di giugno aveva anche cominciato a capire che gli ambulanti delle bancarelle lungo il viale centrale avevano da vendere solo intrulli inutili, mentre il gaio ritmo dell'organetto non riusciva più a nascondere il fatto che la melodia diffusa dagli altoparlanti fosse la marcia funebre. Sì che era una sagra, la sagra delle anime perdute. Ralph aveva continuato a respingere quelle immagini terribili e l'idea ancora più terribile in agguato dietro di esse per tutta la prima parte dell'estate del 1992, ma quando giugno cedette il passo a luglio gli diventò infine impossibile perseverare. Le regioni centrali del Maine furono colpite dalla più opprimente ondata di calore estiva verificatosi dal 1971 e Derry andò arrosto. A fuoco lento, sotto un sole perennemente velato dall'alta umidità, schiacciata da temperature che quotidianamente si assestavano sui 35 gradi. La cittadina, che nemmeno al culmine dell'animazione era mai stata un'esuberante metropoli, cadde in uno stato di assoluto stordimento. E fu in quel silenzio surriscaldato che Ralph Roberts udì per la prima volta il ticchettio dell'orologio della morte. E capì che nel transito dai verdi umidi e freschi di giugno alla quiete torrida di luglio, le esigue possibilità che ancora erano rimaste a Caroline si erano consumate del tutto. Sarebbe morta. Non quell'estate, probabilmente, visto che i medici sostenevano di avere ancora qualche asso nella manica, e Ralph era sicuro che fosse così, ma certamente in autunno o nel prossimo inverno. La compagna di una vita, l'unica donna che aveva amato, stava per morire. Cercò di respingere l'idea, dandosi del vecchio scemo morboso, ma nei silenzi boccheggianti di quelle lunghe giornate di calura sentiva il ticchettio dappertutto. Gli pareva che risuonasse persino dentro i muri. Più forte però proveniva da dentro Caroline, e quando girava verso di lui il suo viso calmo e bianco, magari per chiedergli di accendere la radio ad ascoltare mentre sbucciava fagioli per cena, o se era disposto a fare un salto al Red Apple a comprarle un ghiacciolo, vedeva che lo udiva anche lei. Lo vedeva nei suoi occhi scuri, da principio solo quando era ben lucida, ma negli ultimi tempi anche quando i suoi occhi erano velati dalle medicine che prendeva contro il dolore.
Ormai il ticchettio era diventato molto forte e quando era a letto accanto a lei in quelle calde notti d'estate, quando persino un singolo lenzuolo sembrava pesare 5 chili e pareva che tutti i cani di Derry abbaiassero alla luna, Ralph lo ascoltava. Tendeva l'orecchio all'orologio della morte che ticchettava dentro Caroline e aveva la sensazione che il cuore gli si spezzasse di pena e terrore. Quanto le sarebbe stato imposto di soffrire prima che fosse sopraggiunta la fine? Quanto sarebbe stato imposto di soffrire a lui? E come avrebbe mai potuto vivere senza di lei? Fu durante quel periodo strano e intenso che Ralph cominciò a spingersi in camminate sempre più lunghe, nei pomeriggi canicolari e nelle sere lente e crepuscolari, rientrando spesso troppo stanco per voler mangiare. Si aspettava sempre che Caroline lo rimproverasse per quelle sue uscite, che gli dicesse: «Perché non la smetti, vecchio stupido? Ti ammazzerai ad andare in giro a piedi con questo caldo!» Invece lei niente. E allora piano piano capì che non lo sapeva nemmeno. Che fosse fuori casa, sì, quello lo sapeva, ma non sapeva di tutte le miglia che percorreva, o che quando tornava a casa spesso tremava per lo sfinimento e una mezza insolazione. In un tempo lontano era parso a Ralph che vedesse tutto, persino uno spostamento di 1 centimetro nella scriminatura dei capelli. Non più. Il tumore nel suo cervello le aveva carpito la capacità di osservazione. Come presto le avrebbe rubato la vita. Così camminava, beandosi del caldo, anche se certe volte gli faceva girare la testa e fischiare le orecchie, beandosi di esso soprattutto proprio perché gli faceva fischiare le orecchie. Certe volte passavano ore intere, durante le quali gli fischiavano così forte e la testa gli batteva con tale ferocia che non sentiva più il ticchettio dell'orologio della morte di Caroline. Batté una gran parte di Derry in quel luglio rovente. Un vecchio con le spalle strette, radi capelli bianchi e mani grandi che ancora sembravano capaci di lavoro pesante. Si fece a piedi da Wychman Street ai Barren, da Kansas Street a Nable Street, da Main Street al Ponte dei Baci. Ma i piedi lo portavano più frequentemente a ovest, sulla Harris Avenue, dove l'ancora bella e molto amata Caroline Roberts consumava il suo ultimo anno in una nebbia di mal di testa e morfina, fino alla Harris Avenue Extension e al Derry County Airport. A piedi usciva sull'extension, che era priva di alberi e completamente esposta al sole impietoso, finché sentiva che le gambe minacciavano di cedergli, e solo allora tornava indietro. Spesso sostava a riprendere fiato nell'area da picnic ombreggiata di fianco all'entrata di servizio dell'aeroporto. Dopo cena era un ritrovo di adolescenti, che ci andavano a bere e amoreggiare al suono dei rap amplificati dalle loro mega radio portatili. Ma nelle ore diurne era il dominio più o meno esclusivo di un gruppo che Bill McGovern, suo amico, aveva battezzato gli Old Crocs di Harris Avenue. Gli Old Crocs, vecchi ronzini, si riunivano per giocare a scacchi o a ramino, o anche solo per far flanella. Molti di loro Ralph li conosceva da anni. Era andato addirittura alle elementari con Stan Heberly e con loro si trovava a suo agio, finché non diventavano troppo curiosi. Non succedeva quasi mai. Erano yankee della vecchia scuola, per la maggior parte, educati a ritenere che ciò di cui un uomo sceglie di non parlare è affare esclusivamente suo. Fu durante una di quelle camminate che ebbe per la prima volta l'impressione che qualcosa fosse finito molto fuori posto in Ed Deepnew, un suo vicino di casa. Quel giorno Ralph si era spinto più avanti del solito sulla Harris Avenue Extension, probabilmente perché le nuvole avevano nascosto il sole e si era alzato un venticello fresco, seppure saltuario.
era scivolato in una specie di trance, senza pensare più a niente, senza osservare niente altro che le punte impolverate delle scarpe da tennis. Quando all'improvviso sfrecciò basso sopra di lui il volo delle 16:45 della United Airlines da Boston, richiamandolo bruscamente al presente con lo stridio dei suoi motori. Guardò l'aereo sorvolare i vecchi binari della GSWM e la recinzione che delimitava il perimetro dell'aeroporto. Lo guardò scendere verso la pista. Notò gli sbuffi azzurri di fumo nel momento in cui il carrello toccava terra. Poi controllò l'orologio. Vide quanto si era fatto tardi e rialzò gli occhi sgranati al tetto arancione del locale di Howard Johnson, poco più avanti. Bella trance la sua. Si era macinato più di 5 miglia senza la minima cognizione del passare del tempo. Il tempo di Caroline. Sottolineò una voce in fondo alla sua testa. Sì, sì, il tempo di Caroline. In quel momento sarebbe stata a casa a contare i minuti che mancavano alla prossima dose di Darvon Complex, mentre lui era dall'altra parte dell'aeroporto, a mezza via da Newport, a dirla tutta. Alzò lo sguardo al cielo e fu quella, in effetti, la prima volta in cui notò le nubi livide che si andavano ammassando sopra l'aeroporto. Non significavano pioggia, non di certo, non ancora, ma nel caso avessero pronunciato pioggia, quasi sicuramente non l'avrebbe evitata. Non c'erano ripari fra il punto in cui si trovava e la piccola area da picnic al lato della pista 3, dove peraltro tutto quel che gli era offerto era un piccolo e gracile gazebo che sapeva sempre un po' di birra. Diede un'altra occhiata al tetto arancione, poi infilò la mano nella tasca destra e tastò il sottile mazzetto di banconote trattenuto dal fermaglio d'argento che Caroline gli aveva regalato per il suo 65esimo. Niente gli impediva di arrivare fino all'ojo, da dover chiamare un taxi. Salvo il pensiero di come il conducente avrebbe potuto guardarlo. «Vecchio stupido!» Avrebbe letto forse negli occhi dentro lo specchietto retrovisore. «Vecchio stupido, a farsi una scambata da mentecatto in una giornata che non si respiri. Fossi uscito a nuoto, saresti affogato. Paranoia, Ralph!» Lo criticò la voce nella testa, e ora la lieve sicumera che avvertì nel tono schioccante gli ricordò Bill McGovern. «Oh beh, forse che sì e forse che no». Pensò comunque di arrischiare la pioggia e tornare indietro a piedi. «E se non si limitasse a piovere? L'estate scorsa è venuta giù grandine e c'è stata quella volta in agosto che per la violenza sono saltate tutte le finestre esposte a ovest». «Che grandine allora! La pelle ce l'ho dura!» disse. Si incamminò lentamente verso la città, tenendosi sul ciglio dell'extension e sollevando nuvolette di polvere inaridita da sotto le vecchie scarpe a plantare alto. Da occidente, dove si accumulavano le nuvole, giunsero i primi brontolii di tuono. Il sole, sebbene coperto, si rifiutava di cedere il passo senza lottare. Bordava le nubi con striatine color oro brillante e risplendeva negli occasionali squarci come il raggio frammentato di un enorme proiettore da cinematografo. Ralph scoprì di essere contento per aver deciso di rientrare a piedi, nonostante il mal di gambe e il dolore che lo assillava in fondo alla schiena. «Una cosa almeno è certa, stanotte dormirò come un sasso». Adesso a sinistra aveva i lembi estremi dell'aeroporto, ettari d'erba morta, scura, nella quale sprofondavano le rotaie arrugginite della strada ferrata come le spoglie di un rottame antico. In lontananza, oltre il reticolato, vedeva il 747, ora delle dimensioni di un aeroplanino giocattolo, che rullava verso il piccolo terminal condiviso dalla United con la Delta. La sua attenzione fu richiamata da un altro veicolo, questa volta un'automobile, che stava lasciando il terminal della General Aviation, da quest'altra parte dell'aeroporto. Attraversava la distesa d'asfalto dirigendosi verso la piccola entrata di servizio che dava sull'Harris Avenue Extension. In quegli ultimi tempi aveva notato molti veicoli passare da quella parte,
a soli 70 metri o giù di lì dall'area picnic dove si riunivano gli Old Crocs della Harris Avenue. Quando il veicolo fu vicino al cancello, Ralph riconobbe la Datsun di Ed e Helen Deepnow. E quanto a viaggiare, non scherzava. Ralph si fermò e a sua insaputa l'ansia gli fece serrare i pugni mentre guardava l'utilitaria marrone piombare sul cancello chiuso. C'era bisogno di una tessera magnetica per aprire il cancello dall'esterno. Dall'interno l'apertura era comandata da una cellula fotoelettrica, ma la cellula era situata a ridosso del cancello, molto vicina, e alla velocità a cui stava arrivando la Datsun. All'ultimo momento, così parve almeno a Ralph, l'automobilina marrone frenò, slittando e sollevando da sotto i copertoni fumo blu che gli ricordò l'atterraggio del 747, mentre il cancello cominciava a scorrere lentamente nella sua rotaia. Ralph ridistese le dita. Dal finestrino del posto di guida della Datsun sbucò una mano che cominciò a fare gesti rabbiosi di esortazione al cancello perché si sbrigasse ad aprirsi. C'era qualcosa di così assurdo nella scena che Ralph cominciò a sorridere. Il sorriso, però, morì prima che si fosse scoperto anche solo un barlume di denti. Il vento che andava rinforzando da ovest, dove si asserragliavano le nubi, gli portò la voce alterata del guidatore. «Trappola merdosa! Bastardo! E dagli, stronzo! Apriti una buona volta, vecchia baldracca incancrenita! Slarga quella fregna di troia! Fammi passare, carogna!» «Non può essere, Ed Deepnow», mormorò Ralph. Si incamminò di nuovo senza accorgersene. «No, impossibile!» Ed era chimico ricercatore ai laboratori Hawking, un centro sperimentale di Fresh Harbor, ed era una delle persone più cortesi e urbane che Ralph avesse conosciuto. Un affetto particolare legava lui e Caroline alla moglie di Ed, Helen, e ancora di più a Natalie, la loro neonata. Da qualche tempo le visite di Natalie erano fra i pochi avvenimenti che restituissero un po' di vivacità a Caroline, e avendolo intuito, Helen passava spesso da loro. Ed non protestava mai. Ralph sapeva di uomini che si sarebbero indispettiti a vedere la moglie correre dai vicini di casa ogni volta che la loro figlioletta faceva qualcosa di nuovo ed emozionante, specialmente quando la nonnetta in questione era gravemente malata. Ma Ralph aveva il sospetto che Ed non sarebbe stato capace di mandare qualcuno al diavolo senza subire per conseguenza una notte d'insonnia. Eppure... «Muoviti, cornuto! Lurido pezzo di ferro lebbroso! Togliti una buona volta dai piedi! Mi hai sentito? Vecchio buco di culo sdrenato! Fammi strada, testa di cazzo!» Eppure la voce era quella di Ed... C'erano 200 o 300 metri fra loro, ma quella voce era indubbiamente la sua. Intanto il conducente della Datsun dava colpi di acceleratore come un marmocchio su una macchina truccata che vuole bruciare il semaforo. Dal tubo di scarico partivano sbuffate di fumo. Appena il cancello si fu spostato abbastanza perché la Datsun potesse passare, l'utilitaria spiccò un balzo infilandosi nel varco con un ruggito di motore, e a quel punto Ralph poté vedere distintamente la persona che guidava. Ormai era abbastanza vicino per non avere dubbi. Era davvero Ed. La Datsun sobbalzò nel breve tratto sterrato fra il cancello e l'extension. All'improvviso echeggiò un clacson e Ralph vide un Ford Ranger blu che, sopraggiungendo in quel momento dall'extension, sbandava per evitare la Datsun. Il conducente del pick-up aveva visto il pericolo troppo tardi, mentre Ed non doveva averlo visto affatto. Solo in un secondo tempo Ralph avrebbe considerato l'eventualità che Ed avesse urtato il Ranger di proposito. Ci fu un breve stridere di gomme, seguito dal botto sordo del paraurti della Datsun che si piantava nella fiancata del pick-up. Per la spinta il Ranger finì a cavallo della riga gialla. Il cofano della Datsun si accartocciò, si sganciò e si alzò di qualche dito. I cocci del fanale tintinnarono sulla strada. Un attimo dopo, entrambi i veicoli erano morti in mezzo alla carreggiata.
aggrovigliati l'uno sull'altro, come una scultura astratta. Lì per lì Ralph restò dov'era, a guardare l'olio che si spargeva sotto l'avantreno della Datsun. Nei suoi quasi 70 anni di vita aveva assistito a diversi incidenti stradali, per la gran parte banali tamponamenti, con una o due eccezioni di maggior gravità, ma sempre l'aveva colpito la rapidità in cui avvenivano e la scarsa drammaticità dell'evento. Non era come nei film, dove la scena poteva essere rallentata, o una videocassetta che ti permetteva di vedere un'automobile precipitare in una scarpata tutte le volte che volevi, se ti andava di farlo. C'era solitamente il convergere improvviso di oggetti sfocati, seguito da una rapida combinazione di rumori imprecisi. Il gemito dei copertoni, il cozzo sordo del metallo contro metallo, il tintinnare del vetro. Dopodiché, voilà, tu finì. Esisteva persino una sorta di protocollo per accadimenti di quel genere. Come bisogna comportarsi in caso di collisioni a velocità ridotta? Per forza, pensò Ralph. A Derry c'erano ogni giorno probabilmente una decina di tamponamenti da poco, un numero che forse raddoppiava d'inverno, quando a causa della neve il fondo stradale era viscido. Si smontava, ci si incontrava con la controparte nel punto in cui i due veicoli erano entrati in contatto e dove molto spesso erano ancora agganciati l'uno all'altro, si guardava, si scuoteva la testa. Talvolta, o per meglio dire sovente, quella fase dell'incontro era segnata da parole accese. Si assegnava la colpa, il più delle volte in maniera sommaria, si contestava la capacità di guida, si minacciavano azioni legali. Secondo Ralph, i conducenti intendevano qualcosa che non volevano confessare chiaro e tondo. «Senti, scemo! Mi hai fatto prendere uno spago da restarci secco!» L'ultimo atto di quella piccola coreografia infelice era lo scambio dei sacri estremi assicurativi. Ed era a quel punto che gli automobilisti di solito riprendevano il controllo delle loro emozioni in subbuglio, posto sempre che nessuno si fosse fatto male, come sembrava che fosse nel caso attuale. Capitava persino che si finisse con una stretta di mano. Tutto questo si preparò a vedere Ralph dalla posizione vantaggiosa che occupava a meno di 150 metri. Ma appena lo sportello del posto di guida della Datsun si aprì, ebbe sentore che ci sarebbero state variazioni sul tema, che per una volta forse l'incidente non si era concluso, ma era ancora in corso. Senz'altro non c'era presagio che alla fine di quei festeggiamenti ci sarebbe stata una stretta di mano. Lo sportello non si aprì, si spalancò. Ed di Pnu schizzò fuori, dopodiché se ne restò impalato accanto alla sua automobile, con le spalle magre squadrate contro uno sfondo di nuvole sempre più fitte. Indossava jeans stinti e maglietta, quando Ralph mai prima di quel giorno l'aveva visto se non in una camicia con i bottoni davanti, e aveva qualcosa intorno al collo, un qualcosa di lungo e bianco. Una sciarpa? Sembrava in effetti una sciarpa, ma perché mai qualcuno avrebbe dovuto portare una sciarpa in una giornata calda come quella? Ed rimase immobile per un momento di fianco alla sua macchina ferita, dando l'impressione di guardare in tutte le direzioni eccetto che in quella giusta. I feroci pallini neri che gli brillavano nella testa stretta ricordarono a Ralph il modo in cui i galli studiano la loro aia a caccia di intrusi e invasori. Qualcosa dell'analogia gli mise addosso un certo disagio. Non aveva mai visto Ed così, e in parte era senz'altro quella la causa del suo malessere, ma non lo era del tutto. La verità era semplice: non aveva mai visto nessuno con quell'espressione. A ovest rombò il tuono, questa volta più forte e più vicino. L'uomo che stava scendendo dal Ranger bastava per due Ed di Pnu, per non dire tre. Il vasto ventre gli scendeva sopra la cinta arrotolata dai grezzi pantaloni verdi da lavoro. Sotto le ascelle della camicia bianca aperta sul collo aveva macchie di sudore larghe come piatti da portata. Toccò la visiera per spingere all'indietro il berretto dei Westside Gardeners e meglio squadrare l'uomo che lo aveva speronato.
Sulla faccia pesante di Grasso, che era pallida come un cencio, spiccavano chiazze vivide come belletto sopra gli zigomi, e Ralph pensò: «Ecco un ottimo candidato all'infarto. Se fossi più vicino, gli vedrei le pieghe nei lobi delle orecchie.» «Ehi!» gridò il ciccione a Ed. La voce che gli uscì dall'ampio torace, dalla pancia profonda, era assurdamente fioca, quasi esile. «Come hai preso la patente? L'hai comprata per corrispondenza?» La testa concitata di Ed ruotò immediatamente nella direzione da cui era giunta la voce del bisonte, quasi che avesse virato per puntare il bersaglio, come un jet guidato da un radar, e Ralph vide bene i suoi occhi per la prima volta. Un lampo di allarme gli si accese nel petto e all'improvviso cominciò a correre verso il luogo dell'incidente. Frattanto Ed era partito in direzione dell'uomo in berretto e camicia bianca madida di sudore. Camminava con le gambe rigide e le spalle sollevate, in un'andatura che non somigliava per niente a quella elastica e disinvolta che gli era abituale. «Ehi!» urlò Ralph, ma il venticello rinfrescante, ormai freddo di promessa di pioggia, gli strappò via le parole dalle labbra quasi prima ancora che gli fossero uscite dalla bocca. Ed, in ogni caso, non si girò. Ralph si costrinse ad accelerare, dimentico delle gambe indolenzite e della spina del basso schiena. Era furia omicida quella che aveva visto negli occhi sbarrati di Ed Dipnow. Non aveva alcuna esperienza precedente sulla quale basare un simile assunto, ma non riteneva di poter fraintendere uno sguardo come quello. Doveva essere lo stesso dei galli da combattimento, quando si lanciavano l'uno sull'altro con gli speroni protesi. «Ed! Ehi, Ed! Aspetta! Sono Ralph!» Nemmeno un abbozzo di reazione, anche se ormai Ralph era troppo vicino perché non l'avesse sentito con o senza il vento. Si girò del resto il grassone, nella cui espressione Ralph lesse insieme paura e incertezza. Poi Ciccio tornò a rivolgersi a Ed e alzò le mani in un gesto conciliante. «Dico, parliamone!» Altro non poté aggiungere. Ed compì un ultimo passo veloce. Sollevò una mano magra, molto bianca nella luce che si andava rapidamente spegnendo, e schiaffeggiò Ciccio sulla tutt'altro che inconsistente pappagorgia. Il rumore fu come lo sparo di un fucile d'aria compressa. «Quanti ne hai uccisi?» gli chiese Ed. Ciccio si schiacciò contro il suo pick-up, con la bocca aperta e gli occhi sgranati. Nella camminata rigida di Ed non ci furono esitazioni. Avanzò ancora, ventre contro ventre, per nulla scomposto dal fatto che il conducente del camioncino fosse più alto di lui di una spanna e lo superasse nel peso di almeno una cinquantina di chili. Lo schiaffeggiò di nuovo. «Su, sputa il rospo, eroe! Quanti ne hai uccisi?» La sua voce salì in uno stridio che si perse nel primo tuono veramente autorevole del temporale imminente. Ciccio lo spinse via, un gesto non di aggressione ma di semplice paura, e Ed vacillò all'indietro contro il muso accartocciato della sua Datsun. Rimbalzò immediatamente in avanti a pugni stretti, raccogliendosi per saltare addosso a Ciccio, che si andava richiudendo nella sua guardia contro il pick-up, con il berretto ora di traverso e la camicia fuori dai calzoni dietro ai suoi fianchi. Un ricordo affiorò nella mente di Ralph, uno sketch che aveva visto molti anni prima, in cui i comici si improvvisavano in bianchini senza sapere da che parte cominciare. E allora provò un moto di compassione per Ciccio, che gli sembrò assurdo, oltre che impaurito a morte. Non sembrava assurdo Ed Dipnow, con le labbra rovesciate all'infuori e gli occhi fissi e spalancati, più che mai somigliava a un gallo da combattimento. «So che cosa hai fatto!» sibilò a Ciccio. «Che razza di commedia credevi che fosse? Pensavi che tu e i tuoi amici macellai avreste potuto continuare bellamente per l'eternità?» In quel momento arrivò Ralph, sbuffando e rantolando come un vecchio cavallo da tiro, e passò un braccio intorno alle spalle di Ed. Il calore sotto il tessuto leggero della maglietta lo spaventò,
Fu come mettere un braccio intorno a una stufa accesa, e quando Ed si girò a guardarlo, Ralph ebbe l'impressione momentanea, ma indimenticabile, di vedere proprio il rogo dentro una stufa. Mai aveva visto in un paio di occhi umani una furia così totale e sragionante. Mai aveva sospettato che una simile furia esistesse. L'impulso immediato di Ralph fu di battere in ritirata, ma lo dominò e tenne duro. Aveva l'impressione che se si fosse ritratto, Ed gli sarebbe balzato addosso come un cane vigliacco per graffiarlo e morsicarlo. Era un'assurdità, naturalmente, perché Ed era un chimico ricercatore. Ed era socio del club un libro al mese, di quelli che prendono i volumi di fatti e misfatti della guerra in Crimea che venivano immancabilmente offerti in alternativa alla sezione principale. Ed era il marito di Helen e il papà di Natalie. Diamine, Ed era un amico. Solo che quello non era Ed. E Ralph lo sapeva. E Ralph lo sapeva. Invece di indietreggiare, Ralph si protese in avanti, afferrò Ed per le spalle, così bollenti sotto la maglietta, così incredibilmente bollenti e pulsanti, e gli girò la faccia fino a nascondere ciccio a quel suo sguardo terrificante. «Ed, piantala!» gli intimò. Usò il tono forte e chiaro che riteneva si impiegasse con le persone in preda a crisi isteriche. «Va tutto bene, smettila!» Per qualche istante ancora gli occhi di Ed rimasero fissi come prima, poi cominciarono a spostarsi sul viso di Ralph. Non era molto, ma Ralph provò lo stesso una punta di sollievo. «Che cosa gli ha preso?» chiese Ciccio alle sue spalle. «Credi che sia impazzito?» «Sta bene, ne sono sicuro», rispose, anche se non lo era affatto. Parlò dall'angolo della bocca, senza staccare gli occhi da Ed. Non osava staccare gli occhi da Ed, perché quel contatto era l'unica presa che era riuscito a esercitare su di lui, peraltro abbastanza tenue. «È solo scosso per l'incidente. Ha bisogno di qualche secondo per calmarsi.» «Chiedili che cos'ha sotto il telo!» gridò a un tratto Ed, puntando il dito dietro le spalle di Ralph. Balenò un fulmine e per un momento la pelle butterata dell'acne giovanile di Ed risaltò nel nitido chiaroscuro di un'impensabile mappa del tesoro organica. Risonò il tuono. «Susan Day, sii onesta!» intonò Ed con una vocina infantile che fece accaponare la pelle sulle braccia di Ralph. «A quanti oggi hai fatto la festa?» «Non è scosso», obiettò Ciccio. «È matto, e ora che arrivano gli sbirri lo faccio rinchiudere.» Ralph voltò la testa e vide l'incerata azzurra che copriva il cassone del pick-up. Era fissata con pezzi di corda gialla su una serie di forme cilindriche. «Ralph!» lo chiamò una voce timida. Guardò a sinistra e trovò Dorrans Marstellar. A 90 e rotti era facilmente il più vecchio degli Old Crocs di Harry Avenue, fermo poco oltre il pick-up di Ciccio. Tra le maculate mani di cera teneva un tascabile, che storceva ansiosamente da una parte e dall'altra, sottoponendone il dorso a una sessione di ginnastica intensiva. Ralph diede per scontato che fosse un libro di poesia, perché non aveva mai visto il vecchio Dorrans leggere altro. Ma forse gli piaceva solo tenere quei libri fra le dita e guardare le parole disposte con arte. «Ralph, che cosa c'è? Che succede?» Altri lampi nel cielo, il ringhio viola e bianco di una scarica elettrica. Dorrans guardò in alto come se non fosse sicuro di dove si trovasse, di chi fosse o di che cosa stesse vedendo. Ralph gemette dentro di sé. «Dorrans!» cominciò, e in quel momento Ed tentò una sortita sotto di lui, come un animale selvatico che è rimasto tranquillo solo per riprendere le forze. Ralph barcollò, poi spinse di nuovo Ed contro il cofano accartocciato della Datsun. Fu preso dall'ansia, non sapeva bene che cosa fare né come.
Troppe cose stavano accadendo contemporaneamente. Sentiva ronzare con ferocia i muscoli nelle braccia di Ed sotto la sua stretta. Sembrava quasi che avesse ingoiato un fulmine di quelli disseminati nel cielo. «Ralph!» lo richiamò Dorrance nello stesso tono calmo di prima, ma con preoccupazione. «Io non lo toccherei più se fossi in te. Non ti vedo le mani!» «Benissimo!» Un altro suonato che andava a unirsi alla brigata. Ne aveva giusto bisogno. Ralph abbassò lo sguardo sulle proprie mani. Poi tornò a guardare il vecchio. «Che cosa stai dicendo, Dorrance?» «Le tue mani! Non vedo le tue...» «Qui non è posto per te, Dor. Perché non ti togli dai piedi?» A quelle parole il vecchio si rasserenò un poco. «Sì!» esclamò nel tono di chi si è imbattuto in una grande verità. «È giusto quel che dovrei fare!» Cominciò a indietreggiare, e quando il tuono crepitò di nuovo, incassò la testa nelle spalle coprendosela con il libro. Ralph lesse il titolo in vivide lettere rosse. «Back Dancer's Choice». «Qui non è posto per te, Dor! Perché non ti togli dai piedi?» «Ed è quello che dovresti fare anche tu, Ralph! È meglio se non ti impicci di cose a lungo termine. C'è da farsi male!» «Ma che diamine!» Prima che Ralph potesse finire, Dorrance si girò e partì beccheggiando in direzione dell'area da picnic, con il vento del temporale in arrivo che gli increspava la frangia di capelli bianchi, sottili come quelli sulla testa di un neonato. Un problema era risolto, ma il sollievo di Ralph fu di breve durata. Ed era stato temporaneamente distratto da Dorrance, ma adesso guardava di nuovo Ciccio con odio. «Maiale bastardo! Per concepire te, tua madre si è fatta scopare nel culo!» L'ampia fronte di Ciccio si raggrumò. «Che cosa?» Gli occhi di Ed si spostarono su Ralph, dando ora l'impressione di riconoscerlo. «Chiedili che cosa c'è sotto quel telo! Anzi, meglio ancora, chiedi a quell'assassino pezzo di merda di mostrartelo!» Ralph si rivolse al grassone. «Che cos'hai lì sotto?» «Che ti frega!» ribatté Ciccio, forse cercando di darsi un tono. Saggiò l'espressione degli occhi di Ed Dipno e si allontanò di un altro paio di passi. «A me niente, ma frega a lui!» rispose Ralph, indicando Ed con il mento. «Aiutami a fargliela passare, vuoi?» «Lo conosci?» «Assassino!» ripeté Ed, e questa volta si diede una spinta abbastanza vigorosa sotto le mani di Ralph da obbligarlo a fare un passo indietro. Intanto però stava avvenendo qualcosa. Oh no! Ralph aveva l'impressione che la luce di follia si andasse spegnendo negli occhi di Ed. Gli sembrava di vedere in essi un po' di più dell'Ed che conosceva lui, se la sua non era un'illusione dettata dalla speranza. «Assassino infanticida!» «Gesù, che manicomio! Gesù, che manicomio!» brontolò Ciccio, che però andò dietro al suo pick-up, slegò una fune e sollevò un lembo dell'incerata. Sotto c'erano quattro fusti di cartone, tutti con la scritta «Weed Go». «Fertilizzante organico!» disse, spostando gli occhi da Ed a Ralph, poi di nuovo su Ed. Si toccò la visiera del berretto dei West Side Gardeners. «Ho passato tutta la giornata a lavorare a certe aiuole nuove davanti al reparto psichiatrico, giù all'ospedale di Derry, dove faresti bene ad andare un po' in vacanza tu, amico mio!» «Fertilizzante?» chiese Ed. L'impressione era che parlasse a se stesso. Alzò lentamente la mano sinistra alla tempia e cominciò a massaggiarsela. «Fertilizzante?» Era l'incredulità di qualcuno che non sa accettare una scoperta scientifica tanto semplice quanto clamorosa. «Fertilizzante!» ribadì Ciccio. «Questo è malato nella testa!» aggiunse poi a Ralph. «Lo sai?» «È solo confuso!» rispose Ralph imbarazzato. Si sporse sopra il cassone del pick-up e batté le nocche sul coperchio di un fusto. Poi si girò di nuovo verso Ed.
fusti di fertilizzante. D'accordo? Nessuna risposta. Ed alzò la mano destra e cominciò a massaggiarsi anche l'altra tempia. Sembrava sprofondare in una terribile cefalea. D'accordo? Ripeté benevolo Ralph. Ed chiuse gli occhi per un momento e quando li riaprì, Ralph notò uno scintillio che era probabilmente di lacrime. Con la punta della lingua, Ed si toccò prima un angolo della bocca e poi l'altro. Con un lembo della sciarpa di seta si asciugò la fronte e mentre così faceva Ralph vide, poco sopra la frangia, un ricamo di figure cinesi in rosso. «Può anche darsi!» cominciò, ma si interruppe subito. Sbarrò di nuovo gli occhi in quell'espressione che a Ralph non piaceva proprio. «Neonati!» gracchiò. «Mi hai sentito? Neonati!» Ralph lo spinse contro la Datsun per la terza o quarta volta. Ormai aveva perso il conto. «Che cosa stai dicendo, Ed?» A un tratto ebbe un'intuizione. «È per Natalie? Sei preoccupato per Natalie?» Un sorrisetto astuto distese le labbra di Ed, che allungò lo sguardo sul grassone dietro Ralph. «Fertilizzante, eh? Allora non avrai niente in contrario ad aprire uno di questi fusti, vero?» Ciccio guardò Ralph. «Ho bisogno di un dottore», commentò sulle spine. «Può essere, ma mi pareva che si stesse calmando. Vuoi aprire uno di quei fusti? Così magari si mette il cuore in pace.» «Sì, certo, che mi importa? Abbiamo fatto 30, facciamo 31!» Un altro bagliore, un'altra esplosione di tuono che questa volta sembrò espandersi per tutto il cielo e un freddo gocciolone di pioggia si stampò sul collo sudato di Ralph. Guardò a sinistra e vide Dorrance Marstellar fermo davanti all'area de picnic con il libro in mano. Li osservava con aria ansiosa. «Sembra che stia per venir giù che Dio la manda. E questa roba non si deve bagnare. Se prende acqua comincia una reazione chimica, dunque sbrigatevi a guardare.» Infilò la mano tra i fusti e la sponda del cassone e recuperò un palanchino. «Devo essermi rimbambito come lui a farlo. Dannazione, io me ne stavo andando a casa badando ai fatti miei, è stato lui a venire addosso a me.» «Coraggio, ci vorrà solo un secondo.» «Già», replicò acido Ciccio, girandosi per infilare l'estremità del palanchino sotto il coperchio del primo fusto. «Ma i ricordi dureranno una vita.» Proprio in quel momento un altro tuono fece tremare il mondo e Ciccio non sentì il commento di Ed di Pnu. Ralph invece sì, e le sue parole gli bloccarono la bocca dello stomaco. «Quei fusti sono pieni di neonati morti! Vedrai!» Ciccio scalzò il coperchio dell'ultimo fusto e tale era stata la sicurezza nella voce di Ed che Ralph già si aspettava di vedere emergere braccia e gambe aggrovigliate e grappoli di testoline glabre. Vide invece una sostanza scura a cui erano frammisti minuti cristalli azzurri. L'odore che scaturì dal fusto era penetrante e torboso, con un leggero retroaroma chimico. «Visto? Soddisfatto?» chiese Ciccio, rivolgendosi di nuovo a Ed. «Io non sono Re Jubert e nemmeno quel Dahmer, ma guarda un po'!» Sul viso di Ed era tornata l'espressione confusa e quando risonò di nuovo il tuono, reagì con un moto di sorpresa. Poi si sporse, allungò una mano verso il fusto e si fermò, volgendo a Ciccio un'interrogazione con gli occhi. L'omone annuì, quasi compassionevole, sembrò a Ralph. «Toccalo, toccalo pure, niente in contrario. Ma se prende a piovere mentre ne hai una manciata in mano, ti metterai a ballare come John Travolta. Brucia!» Ed infilò la mano nel contenitore, afferrò una manciata di composto e se lo lasciò scorrere tra le dita. Rivolse a Ralph un'occhiata perplessa. C'era anche un certo imbarazzo nell'espressione di quegli occhi, parve a Ralph, quindi affondò il braccio fino al gomito. «Ehi!» protestò Ciccio, colto alla sprovvista. «Non
non è una scatola di cereali con il regalino!» Per un momento riaffiorò sulla bocca di Ed il sorriso maligno di chi la sa troppo lunga per lasciarsi ingannare da uno stratagemma così banale. Ma subito ricomparve lo sconcerto, quando anche sul fondo del fusto non trovò altro che fertilizzante. Il braccio che si sfilò era tutto impolverato e aromatizzato. Esplose un altro lampo sopra l'aeroporto. Il tuono che seguì fu quasi assordante. «Ripulisciti quel braccio prima che cominci a piovere, dammi retta!» lo ammonì Ciccio. Dal finestrino aperto del Ranger pescò un sacchetto di McDonald's, vi rovistò dentro, ne tolse un paio di tovagliolini di carta e li offrì a Ed, il quale cominciò a ripulirsi l'avambraccio come una persona che si muova in un sogno. Contemporaneamente Ciccio riponeva il coperchio sul fusto e lo incastrava con il grosso pugno lentiginoso, mentre lanciava rapide occhiate al cielo sempre più scuro. Quando Ed gli toccò la spalla, si irrigidì e si ritrasse, voltandosi a guardarlo con circospezione. «Credo di doverti una scusa!» disse Ed, e finalmente a Ralph la sua voce sembrò del tutto normale. «Ma va là!» brontolò Ciccio, ma si vedeva che stava tirando il fiato. Ridistese la tela cerata sul suo carico e la fissò con pochi gesti, rapidi e sicuri. Mentre lo osservava, Ralph fu colpito dalla maniera subdola con cui il tempo sa essere ladro. Una volta anche lui avrebbe saputo legare un'incerata come quella con altrettanta disinvolta destrezza. Oggi avrebbe fatto ancora un buon lavoro, ma gli ci sarebbero voluti almeno 2 minuti, e forse 3 delle sue parolacce più succulente. Ciccio batté qua e là la mano sul telo. Quindi si voltò verso di loro, incrociando le braccia sulla notevole espansione del torace. «Hai visto l'incidente?» domandò a Ralph. «No!» rispose subito lui. Non sapeva perché stesse mentendo, ma la decisione di farlo fu istantanea. «Stavo guardando atterrare l'aereo, quello della United!» Per la sua totale meraviglia, vide le chiazze sulle guance di Ciccio che cominciavano ad allargarsi. Anche tu lo stavi guardando, pensò all'improvviso. E non lo stavi solo guardando atterrare, altrimenti non diventeresti rosso come un peperone. Tu l'hai guardato anche rullare. L'intuizione fu seguita da una lampante rivelazione. Ciccio era convinto nella propria responsabilità nell'incidente, o comunque che lo sbirro o gli sbirri che fossero venuti per il sopralluogo così avrebbero pensato. Stava guardando l'aereo e non aveva visto Ed piombare sull'extension passando dall'uscita di servizio. «Senti, sono sinceramente dispiaciuto», stava dicendo Ed, ma sembrava sgomento più che dispiaciuto. Ralph si chiese fino a che punto dovesse fidarsi di quell'espressione e se avesse veramente una vaga idea di che cosa era appena successo lì. «Susan Day, sii onesta». Ma chi diavolo era Susan Day? «Ho battuto la testa contro il volante. E si vede. Beh, devi avermi rintronato un po'.» «Già, direi anch'io», convenne Ciccio. Si grattò la testa, guardò il cielo buio e tormentato, poi riabbassò gli occhi su Ed. «Ci si potrebbe mettere d'accordo?» «Sì? Come?» «Ci scambiamo nome e numero di telefono, invece di tutta quella menata delle assicurazioni. Poi tu te ne vai per la tua strada e io per la mia.» Ed guardò titubante Ralph, il quale alzò le spalle senza fiatare. «Se ci mettiamo di mezzo gli sbirri, finisco nella merda. La prima cosa che scoprono quando mandano in centrale il mio nominativo è che l'inverno scorso mi sono buscato una sospensione e adesso guido con una patente provvisoria. Facile che mi creino delle rogne, anche se io ero sulla strada principale e avevo la precedenza. Capisci?» «Sì. Sarà, ma l'incidente è stato tutto per colpa mia. Andavo troppo forte.» «Forse la questione dell'incidente non è così importante», ribatté Ciccio, tenendo d'occhio con diffidenza un furgoncino che si stava fermando sul ciglio della strada. Quando riprese a parlare, tradì una certa fretta. «Hai perso un po' di olio, ma adesso ha smesso di colare.
Scommetto che riesci ad arrivare fino a casa, se vivi qui in città. Vivi qui in città? Sì. E ti vengo incontro per il meccanico, anche sui $50. Ralph fu colpito da un'altra rivelazione. L'unico modo con cui spiegare l'improvviso cambio di atteggiamento del grassone dalla truculenza a qualcosa di simile al piagnisteo. L'unico modo con cui spiegare l'improvviso cambio di atteggiamento del grassone dalla truculenza a qualcosa di simile al piagnisteo. Una sospensione l'inverno scorso? Sì, probabilmente, salvo che non si era mai sentito di una patente provvisoria. E quasi certamente se l'era inventata di sana pianta. Dal che conseguiva che il buon vecchio associato della West Side Gardeners girava senza patente. La situazione era tuttavia complicata da un altro fatto. Ed diceva la verità nel sostenere di essere il solo responsabile dell'incidente. «Se la dichiariamo pari e patta, non dovrò ricominciare con tutta quanta la lagna della mia sospensione. E tu non avrai da spiegare perché sei balzato giù dalla macchina e hai cominciato a prendermi a schiaffi, urlando che porto un carico di cadaveri». «È così che ho detto?» domandò Ed costernato. «Lo sai benissimo», confermò Ciccio Severo. «Tutto a posto qui, ragazzi?» domandò una voce con un tocco di accento franco-canadese. «Nessuno si è fatto male? Ehi, Ralph, ma sei proprio tu?» Il furgone che si era fermato poco distante era quello della tintoria, con la scritta «Derry Dry Cleaners» sulla fiancata. E nel conducente Ralph riconobbe uno dei fratelli Vacon di Old Cape, probabilmente Trigger, il più giovane. «Sì, sono io», rispose, e senza sapere o chiedersi perché, a quel punto agiva ormai di puro istinto, raggiunse Trigger, gli passò un braccio intorno alle spalle, era la giornata buona per gli abbracci evidentemente, e lo sospinse dolcemente verso il suo veicolo. «Quelli stanno bene?» «Benissimo, benissimo», lo rassicurò. Controllò e vide che Ed e Ciccio confabulavano vicino al pick-up. Cadde un altro spruzzo di pioggia gelida, che tamburellò sull'incerata azzurra come dita impazienti. «Una bottarella da niente, si stanno accordando». «Ah, bellissimo, bellissimo», si felicitò Trigger Vacon. «E come sta quella tua bella mogliettina, Ralph?» Ralph rabbrividì, sentendosi all'improvviso come chi ricorda a mezzogiorno di essersi dimenticato di spegnere il forno prima di uscire di casa per andare a lavoro. «Gesù!» esclamò e consultò l'orologio, sperando che fossero le 5:15, 5:30 al massimo. Vide invece che erano già le 6:10, 20 minuti oltre l'ora in cui Caroline si aspetta che le portasse una scodella di minestra e mezzo sandwich. Era sicuramente in pensiero. Anzi, con i lampi nel cielo e il tuono che rimbombava nell'appartamento vuoto, era probabilmente già terrorizzata. E se si fosse messo davvero a piovere, non sarebbe stata in grado di chiudere le finestre, perché non aveva quasi più forza nelle mani. «Ralph?» lo chiamò Trigger. «Qualcosa che non va?» «Niente, è solo che sono uscito a passeggio e ho perso la cognizione del tempo. Poi è capitato questo incidente e... mi daresti un passaggio a casa, Trig? Te lo pago!» «Non c'è niente da pagare! Sei sulla strada! Salta su, Ralph! Credi che quei due lì si sistemeranno? Non è che appena noi si va via, quelli si menano, eh?» «No, non credo! Dammi solo un secondo!» «Certo!» Ralph tornò da Ed. «Tutto tranquillo qui? State risolvendo?» «Sì! Facciamo in privato! Tanto si tratta solo di qualche vetro rotto!» Era ridiventato completamente se stesso, e l'omone in camicia bianca ora lo guardava con qualcosa di molto vicino al rispetto. Sebbene ancora perplesso e turbato per quanto era avvenuto poco prima, Ralph decise di lasciar perdere. Ed Deepnow gli era molto simpatico, ma in quel mese di luglio Ed non era il suo problema. Aveva da pensare a Caroline. A Caroline e alla cosa che aveva cominciato a ticchettare nei muri della loro camera da letto e dentro di lei, nelle ore piccole della notte. «Ottimo! Io vado a casa. Faccio io da mangiare per Caroline e sono un casino in ritardo!» fece per girarsi.
Il grassone lo fermò con la mano protesa. John Tandy! Si presentò. Gliela strinse. Ralph Roberts, piacere! Tandy sorrise. Date le circostanze, dubito che... Ma sono davvero contento che sia arrivato in quel momento. Per qualche secondo ho davvero creduto che saremmo venuti alle mani. Anch'io! Pensò Ralph, ma non lo disse. Guardò Ed, riconsiderando con occhio critico l'insolita maglietta appiccicata al suo busto esile e la sciarpa bianca di seta con i ricami cinesi. Non apprezzò del tutto l'espressione che gli vide negli occhi. Forse Ed non era tornato completamente in sé. «Sicuro che stai bene?» gli chiese. Voleva andare, voleva tornare da Caroline, ma era lo stesso riluttante. Resisteva in lui il sospetto che la situazione fosse a parecchie miglia dall'essersi ristabilita. «Sì, sto bene!» rispose Ed svelto e gli rivolse un grande sorriso che non salì fino ai suoi occhi color verde scuro. Li fissò, attenti, in quelli di Ralph, come a chiedersi quanto avessero visto e quanto... «Susan, lei, sii onesta!» e quanto avrebbero ricordato in seguito. L'abitacolo del furgone sapeva di indumenti puliti e appena stirati, un odore che per qualche motivo a Ralph ricordava sempre il pane fresco. Non c'era sedile per il passeggero, così restò in piedi con una mano stretta intorno alla maniglia da una parte e aggrappata a una cesta dall'altra. «Dico, ma c'era un'aria ben strana laggiù!» commentò Trigger, lanciando un'occhiata allo specchietto laterale. «Neanche te lo immagini!» rincarò Ralph. «Conosco quel tizio con il macinariso. Si chiama Deep Nu. Ha una bella mogliettina. Ogni tanto ci manda giù della roba. Di solito sembra uno per bene. Di sicuro non era se stesso oggi. Aveva qualche mosca su per il naso, eh? Aveva un intero sciame dentro le narici, secondo me.» Trigger scoppiò a ridere, battendo la consunta plastica nera del grosso volante. «Un intero sciame! Bellissimo! Bellissimo! Questa me la conservo!» Si asciugò gli occhi lacrimosi con un fazzoletto grande quasi quanto una tovaglia. «A occhio e croce! Mi sa che Deep Nu è uscito dal cancello di servizio dell'aeroporto!» «È così, infatti!» «C'è bisogno di un permesso per usare quell'uscita! Lui come se l'è procurato, secondo te?» Ralph rifletté. Corrugò la fronte e scosse la testa. «Non ne ho idea. Non ci avevo mai pensato. La prossima volta che lo vedo devo chiederglielo.» «Fai così e chiedigli come va con le mosche.» L'idea gli stimolò un altro accesso di ilarità che a sua volta creò l'occasione per altri svolazzi di quel fazzoletto da avanspettacolo. Mentre abbandonavano l'extension per imboccare la Harris Avenue vera e propria, scoppiò il temporale. Non ci fu grandine, ma dal cielo venne giù un autentico diluvio estivo, una pioggia da principio così fitta che Trigger dovette procedere a passo d'uomo. «Madonna!» invocò in tono di soggezione. «Mi fa venire in mente quella bufera nell'85, quando mezza città sprofondò nel canale. Ti ricordi, Ralph?» «Sì, e speriamo che non accada mai più.» «No!» disse Trigger, sorridendo e scrutando oltre le vigorose scodinzolate delle spazzole del tergicristallo. «Ora tutto il sistema delle fognature è nuovo di zecca! Bellissimo!» Lo sbalzo di temperatura fra la pioggia fredda all'esterno e il tepore dell'abitacolo appannò la fascia inferiore del parabrezza. Sovrappensiero, Ralph allungò un dito e tracciò una figura. «Che cos'è?» volle sapere Trigger. «Non lo so! Sembra cinese, vero? Era sulla sciarpa che portava Ed.» «A me ricorda qualcosa», affermò Trigger, osservandolo una seconda volta. Poi grugnì e agitò la mano. «Ma figurati! L'unica cosa che so dire io in cinese è Mogo Gaipan!» Ralph sorrise, ma sembrava proprio che gli mancasse la forza per ridere. Era per via di Caroline. Ora che si era ricordato di lei... Non riusciva a smettere di pensarci, non riusciva a smettere di pensare alle finestre aperte e alle tende che svolazzavano come braccia spettrali, mentre la pioggia lagava la casa.
Vivi ancora in quella casetta davanti al Red Apple? Sì. Trigger accostò e le ruote del furgone sollevarono alti ventagli di acqua dal ciglio del marciapiede. L'acqua scendeva ancora in scrosci intensi, i fulmini si rincorrevano nel cielo, il tuono schioccava. «È meglio che resti un po' qui con me», gli consigliò Trigger. «Un minuto o due e allenta». «Non c'è problema». Niente avrebbe potuto trattenere Ralph un secondo più a lungo su quel furgone, nemmeno un paio di manette. «Grazie, Trig». «Aspetta! Ti do almeno un pezzo di plastica, qualcosa da metterti in testa come un cappello». «No, non c'è bisogno, grazie lo stesso, mi...» Pareva non ci fosse modo di portare a termine quello che stava cercando di dire, e ormai il suo stato d'animo era vicino al panico. Spinse all'indietro lo sportello e saltò giù, finendo a bagno fin oltre le caviglie nell'acqua fredda che correva lungo il marciapiede. Indirizzò a Trigger un ultimo saluto senza girarsi, prendendo di lena il vialetto della casa che lui e Caroline condividevano con Bill McGovern, mentre già cercava in tasca la chiave. Quando arrivò ai gradini della veranda, vide che non ne aveva bisogno. La porta era socchiusa. Bill, che viveva al pian terreno, spesso si dimenticava di chiudere a chiave e Ralph preferiva pensare a una sbadataggine di Bill che alla prospettiva di Caroline uscita a cercarlo e sorpresa dal temporale. Quella era un'eventualità che Ralph respingeva sul nascere. Entrò nella penombra dell'atrio. Reagì con una smorfia al frastuono che rintronò il cielo in quel momento e raggiunse le scale. Sostò per un istante con la mano sul montante della balaustra e ascoltò la pioggia che gli gocciolava sul parquet della camicia e ascoltò la pioggia che gli gocciolava sul parquet dalla camicia e dai calzoni inzuppati. Poi cominciò a salire e avrebbe voluto correre, ma non aveva altra speditezza da giungere a un passo svelto. Il cuore gli batteva forte e serrato nel petto. Le scarpe gonfie di pioggia erano ancora appiccicose da trascinarsi dietro. E per qualche ragione continuava a rivedere il modo in cui si muoveva la testa di Ed Dipnu quando era sceso dalla sua Datsun. Quegli scatti improvvisi e rigidi che lo avevano fatto somigliare a un gallo bramoso di combattimento. Il terzo scalino mandò come al solito il suo forte scricchiolio, provocando un rumore di passi concitati. Non fu un sollievo. Perché non erano di Caroline, lo capì all'istante. E quando dalla ringhiera si sporse Bill McGovern, pallido e ansioso sotto il panama di marca, non ne fu davvero sorpreso. Per tutto il viaggio dall'Extension aveva avuto il sentore che fosse accaduto qualcosa di brutto, non è vero? Sì. Tuttavia, in quelle circostanze non si poteva certo parlare di precognizione. Quando una situazione si inclinava oltre un certo grado nel verso sbagliato, aveva scoperto, diventavano impossibili i rimedi e le inversioni di tendenza. E al male seguiva il peggio. Era una realtà che probabilmente aveva sempre intuito. Ciò che non aveva mai previsto era quanto potesse essere lunga la strada sbagliata. «Ralph! Grazie a Dio!» esclamò Billy. «Caroline, non so... Mi sembra una crisi. Ho chiamato il 911, ho chiesto che mandino un'ambulanza». Ralph si accorse che, dopo tutto, era in grado di salire di corsa all'ultimo tratto di scale. Era sul pavimento, metà dentro la cucina e metà fuori, con i capelli in faccia. Per Ralph c'era qualcosa di orribile in quello, c'era sciatteria, e se Caroline rifiutava con decisione una cosa, quella era la sciatteria. Si inginocchiò accanto a lei e le liberò gli occhi e la fronte dai capelli. La pelle sotto le sue dita era fredda, come i piedi nelle sue scarpe fradice. «Volevo metterla sul divano, ma per me è troppo pesante», si scusò Bill con nervosismo. Si era tolto il panama e ne maneggiava ansiosamente la fascia. «La schiena, sai...» «Lo so, Bill, non ci pensare», rispose Ralph. Infilò le braccia sotto Caroline e la sollevò da terra. Per lui non era affatto pesante, era viceversa leggera, quasi leggera come un baccello di asclepiade quando è pronto ad aprirsi e a spargere i suoi filamenti nel vento. «Meno male che c'eri qui tu»,
C'è mancato un niente, rivelò Bill, seguendo Ralph in soggiorno, sempre tormentando il cappello. Gli ricordava il vecchio Dorrance Marstellar con il suo libro di poesie. Io non lo toccherei più se fossi in te, gli aveva consigliato il vecchio Dorrance. Non ti vedo le mani. Stavo giusto per uscire quando ho sentito un colpo tremendo. Deve essere stata Caroline che cadeva. Bill si guardò intorno nel soggiorno oscurato dal temporale. La sua espressione era agitata e allo stesso tempo avida. I suoi occhi cercavano invano qualcosa. Poi gli si illuminarono. La porta! Scommetto che è ancora aperta! Starà entrando la pioggia! Torno subito, Ralph! Scappò via. Ralph quasi non se ne accorse. Il giorno aveva assunto i connotati surreali di un incubo. Il ticchettio era peggiorato. Lo sentiva nei muri, così forte ora che nemmeno il tuono riusciva a coprirlo. Adagiò Caroline sul divano e si inginocchiò. La sua respirazione era affannata e superficiale, il suo alito terribile, ma Ralph non se ne sottrasse. «Tieni duro, tesoro!» le disse. Le prese una mano, che era quasi appiccicaticcia, come le aveva trovato la fronte, e gliela baciò con delicatezza. «Tu tieni duro, e vedrai che va tutto bene!» Ma non andava bene. Il ticchettio significava che niente sarebbe andato bene, e non era nemmeno nei muri, non lo era mai stato, era invece nella sua vita, era dentro Caroline, era nella sua amata. Caroline gli scivolava via, e che cosa avrebbe mai fatto senza di lei? Tieni duro, mi hai sentito? Devi tenere duro. Le baciò di nuovo la mano e se la appoggiò alla guancia e quando udì il lamento dell'ambulanza che stava arrivando, cominciò a piangere. Caroline riprese i sensi sull'ambulanza che attraversava Derry. Era già ritornato il sole, le vie bagnate fumavano e il suo primo parlare fu così confuso che Ralph pensò che avesse subito un colpo apoplettico. Poi, proprio mentre cominciava a diventare più lucida e a parlare con coerenza, la colpì un secondo attacco di convulsioni e ci volle l'intervento congiunto di Ralph e di uno dei paramedici per tenerla ferma. Non fu il dottor Lickfield ad andare a trovare Ralph nella sala d'aspetto del secondo piano nelle prime ore di quella sera, bensì il dottor Jamal, il neurologo. Jamal gli parlò in un tono di voce pacato e rassicurante e gli spiegò che le condizioni di Caroline si erano stabilizzate, che l'avrebbero trattenuta per la notte come misura precauzionale, ma che l'indomani mattina sarebbe potuta tornare a casa. Le avrebbero somministrato alcuni farmaci nuovi, medicine costose, sì, ma anche miracolose. «Non dobbiamo perdere le speranze, signor Roberts», concluse il dottor Jamal. «No, le speranze no, ma, dottore, succederà di nuovo?» Jamal sorrise. Il suo modo di parlare così sommesso era reso ancor più consolatorio dal lieve accento indiano. E anche se non arrivò a dichiarare esplicitamente che Caroline stava per morire, sfiorò quella cruda realtà più di quanto avessero fatto tutti gli altri in quel lungo anno in cui Caroline aveva lottato per rimanere viva. Le nuove medicine, spiegò Jamal, avrebbero probabilmente scongiurato altre crisi, ma si era giunti ormai a uno stadio in cui tutte le previsioni andavano prese con un grano di sale. Purtroppo il tumore si stava diffondendo nonostante tutti gli sforzi compiuti. «Ora potrebbero insorgere problemi di controllo motorio», pronosticò il dottor Jamal nel suo tono benevolo. «E temo di aver notato un certo deterioramento della vista. Posso passare la notte con lei? Se ci sono io dormirà meglio». «E anch'io». «Ma si capisce! È un'ottima idea!» «Sì, lo penso anch'io». Così si sedette di fianco alla moglie addormentata e ascoltò il ticchettio che non era nei muri e pensò: «Un giorno, fra non molto tempo, forse quest'autunno, forse quest'inverno, sarò di nuovo in questa stanza con lei.
aveva il sapore non già di una congettura, bensì di una profezia. E si chinò e posò la testa sul lenzuolo bianco che copriva il seno della moglie. Non voleva piangere di nuovo, ma un po' gli accadde lo stesso. Quel ticchettio, così forte e così costante. Pensato? Che cosa darei per catturare quel tarlo maledetto? Lo schiaccerei tanto da farlo diventare una polverina insignificante sul pavimento. Dio mi è testimone che lo farei! Si addormentò sulla sedia poco dopo mezzanotte e quando si svegliò il mattino dopo l'aria era fresca come non era stata per settimane e Caroline era ben desta, lucida, con gli occhi luminosi. Per la verità non sembrava affatto malata. Ralph la riportò a casa e cominciò a dedicarsi al non trascurabile compito di rendere i suoi ultimi mesi i più sereni possibile. Passò molto tempo prima che ripensasse a Ed di Pnu. Anche dopo aver visto i primi lividi sul volto di Helen di Pnu, passò molto tempo prima che ripensasse a lui. Mentre l'estate cedeva l'autunno e mentre quell'autunno si andava spegnendo nell'ultimo inverno di Caroline, i pensieri di Ralph erano sempre più occupati dall'orologio della morte, il cui rumore sembrava farsi più forte via via che rallentava. Ma non aveva avuto difficoltà a dormire. Quelle sarebbero insorte più tardi.